Nel caso dell'infinite scroll, come monitorare le pagine virtuali, ossia contenuti che si caricano in modo asincrono nella stessa pagina e cambiamenti di URL che ne conseguono, tramite le funzioni di push state? Allora, diciamo che con Google Tag Manager c'è già la possibilità di analizzare lo scrolling in modo nativo, perché esiste un attivatore, e quello che la dinamica che avviene con l'infinite scroll è che appunto non c'è mai una fine nello scrolling, e quindi quello che eventualmente si può fare è utilizzare un altro attivatore, che è l'attivatore di visibilità. Quindi a seconda del contenuto che man mano si carica, quindi il contenuto che scrollando prima non c'era, adesso appare, lo si può monitorare con un altro attivatore di Google Tag Manager, che è l'attivatore di elemento di visibilità, che non fa altro che accendersi non appena appunto c'è un contenuto diverso, e tu ovviamente devi imporgli quella regola, quindi è una cosa che devi comunque configurare. Quindi queste le puoi gestire, e anche le notifiche push, quindi anche quello che è possibile fare con le chat, quindi la chat che si apre piuttosto che qualsiasi altra notifica che cambia il DOM della pagina, quindi è un termine tecnico per dire quello che cambia all'interno della pagina a livello visuale, è possibile tracciarlo appunto con questo bellissimo attivatore. C'è il rischio di dati falsati, che è dovuto al fatto che si può scrollare appunto la pagina in modo rapido, e quindi di misurazioni anche poco accurate per frequenza di rimbalzo, tempi di permanenza, flussi di entrate e uscite dalla pagina e cose del genere? Allora, la risposta è sì, è possibile che esista questa problematica, ma siccome noi siamo bravi e configuriamo le cose fatte bene, in realtà lo scrolling, l'attivatore di tipo scrolling all'interno di Google Tag Manager, c'è un'impostazione che ti dice se lo scrolling è vero, funziona, se effettivamente l'utente rimane un tot di secondi in quell'istante. Idem per l'attivatore di visibilità, quindi quello che abbiamo parlato prima. E la funzione è questa, quindi metto insieme più attivatori, più regole che dicono non traccio lo scrolling, quello veloce, quello di impulso, ma traccio effettivamente lo scrolling che ha senso, quindi quello in cui dove l'utente rimane un po' di secondi, che posso decidere io quanti secondi, 5, 10, 3 secondi, all'interno di quel contenuto, perché effettivamente lo sta leggendo. E quindi il barbatrucco è appunto quello di collegare più regole assieme in modo tale da togliere queste problematiche dei finti scrolling o dei tracciamenti fittizi.